Il prezzo sembrava ragionevole, il posto poco importava. La padrona di casa giurava di abitare altrove. Non rimaneva che autoconfessarsi. «Signora», la mise in guardia, «detesto fare viaggi a vuoto, sono africano». Silenzio, comunicazione silenziata dalla pressione della buona educazione. La voce quando giunse, laccata di rossetto, la sigaretta nel bocchino d'oro laminato, pigolava. Fui colto ignobilmente alla sprovvista. «Quanto è scuro?» «Non avevo sentito male. È chiaro o è molto scuro?» «Tasto B, tasto A. Tanfo d'aria rancida di nascondiglio telefonico pubblico. Cabina rossa, cassetta postale rossa, due piani di bus rosso pestapece». Diceva sul serio, imbarazzato dal silenzio scortese, ma resi stupito e chiesi un chiarimento. Garbata lo era senz'altro, spostò l'enfasi. «È scuro o è molto chiaro?» Giunse la rivelazione. «Intende dire come cioccolato fondente al latte?» L'assenso fu clinico, schiacciante nella sua leggerezza impersonale. Con rapidità, trovata la lunghezza d'onda, mi decisi. «Seppiato, Africa occidentale. Poi, quasi ripensandoci, come nel passaporto». Silenzio. Volo spettroscopico dell'immaginazione, finché l'accento della verità non risuonò chiaro e metallico nella cornetta. «Cioè?» Che tradiva. «Non ho idea di cosa voglia dire. Moro, più o meno. Allora è scuro, no?» «Non del tutto. In viso sono moro, però signora, dovrebbe vedere il resto, il palmo delle mani, le piante dei piedi, sembrano biondo ossigenato. Lo sfregamento causato, che assurdità signora, dallo star seduto mi ha però reso il culo nero corvino». «Un momento, signora!» Sentii il ricevitore pronto a tuonarmi nelle orecchie. «Signora, non preferirebbe accertarsi di persona?»